Stiamo vivendo una situazione a livello internazionale non stabile, per cui un'azienda come la nostra che lavora in tutti i paesi, noi lavoriamo in circa 70 paesi, e le devo dire con sincerità che ci sono paesi che vanno bene e altri paesi che vanno male. Le do un esempio, in questo momento l'area del Golfo Arabo, l'area della Turchia, l'area del Nord Africa sono aree che stanno soffrendo. E per fortuna noi riusciamo a compensare in Europa dove noi e abbiamo circa il 70% del nostro fatturato. E da giugno dell'anno scorso abbiamo fatto un importante investimento negli Stati Uniti, abbiamo acquisito una delle aziende più importanti negli Stati Uniti e il nostro obiettivo è espandere il nostro paese in paesi più stabili. Il Made in Italy, l'immagine dell'Italia, soprattutto nei paesi emergenti, è ancora molto alta. Noi nel nostro portafoglio abbiamo brand di lusso, ma di vero lusso, e brand, faccio un nome, Chopard, dove il retail price va dai 500 agli 800 euro e sono molto apprezzati, per cui non si vende solo il prodotto di fascia bassa di prezzo, si vende anche l'italianità, la qualità e soprattutto il design. Lei prima ha parlato di design, noi abbiamo un team di design e il motivo del nostro successo è da sempre stato il design qualità, oggi con il giusto prezzo. Il problema nostro è il costo del lavoro, Il costo del lavoro è ancora molto alto per noi, noi facciamo fatica a competere con le produzioni all'estero. Il governo, se vuole darci un contributo reale, deve aiutarci a dare più soldi ai nostri dipendenti, ma che rimangano nelle tasche dei nostri dipendenti. Noi all'estero, quando rappresentiamo l'Italia, abbiamo bisogno di stabilità. Un paese non stabile ci fa perdere di credibilità. Stabilità al primo posto. Sì, io sono tanti anni fuori dalla Calabria, però io dico sempre che la fame ti stimola, se tu hai fame sei stimolato. Io sono partito con i lavori più umili e ho salito la scala. Ho incominciato lavando pavimenti, lavando piatti, ho incominciato facendo il fabbro, ho incominciato vendendo Coca-Cola e gelati nei cinema, facendo tre lavori nello stesso tempo e andando a scuola. Figlio di emigranti, la maggior parte dei calabresi sono emigranti. Però poi fuori siete in posizioni chiave, dentro in Calabria, la Calabria è la nostra regione più povera. Non so se è colpa dei calabresi o se è colpa del sistema, però io le dico che fuori se uno ha la possibilità di lavorare, dà il meglio sul lavoro. E voi vi distinguete in positivo, quindi bisognerebbe che questa positività ci fosse anche là, no? Certamente, certamente. L'aria, non solo in questi giorni, è abbastanza, direi, positiva, nonostante il mondo sia particolarmente sfidante, perché sappiamo che in questi ultimi anni ci sono aree che per noi sono importanti perché siamo un'azienda e un settore internazionale, ci sono aree come il Brasile, il Medio Oriente, la Cina, la Russia, che sono aree estremamente difficili nei quali fare business, ma il mood in generale è positivo e l'Italia da questo punto di vista sta dando a noi, ma in generale sento per tutto il settore, delle buone soddisfazioni. Veniamo da un percorso come Marcolin che si è basato su un fattore estremamente importante per riuscire a dare risposte al mercato e per riuscire a essere fino ad oggi, e speriamo anche per il futuro, vincenti. E la parola magica è stata ascoltare. Io penso che per chiunque valga questo principio, valga anche per la politica, io penso che oggi una vicinanza dei politici, soprattutto ai livelli più alti, al territorio, per capire le esigenze e ovviamente poi dare delle risposte secondo una scaletta di priorità sia estremamente importante. Oggi, se dovessi dare un suggerimento, parlerei in generale di semplificazione. Noi abbiamo bisogno tutti di avere delle procedure che siano semplificati, dalla costituzione delle società fino alla giustizia. Il motivo per cui tante volte ci sono difficoltà a lavorare con investitori, imprenditori stranieri è perché c'è una certa sfiducia nei confronti dei tempi della giustizia, ad esempio. Mia percezione personale deve essere per definizione positiva e ottimistica. Non si può fare questo lavoro se non si è ottimisti. Dall'altro punto di vista bisogna anche essere realisti e bisogna dire che tutto quello che è contro la stabilità, che è contro la possibilità di avere una visione di medio-lungo termine è negativo.
Questo lo è per definizione, perché? Perché frena gli investimenti, frena la voglia di espandersi, di intraprendere, e quindi questo è un disvalore senz'altro. La stabilità è importante. Direttamente a livello mondiale abbiamo 1750 dipendenti circa, di questi 900 sono in Italia, e possiamo dire che almeno il doppio delle persone vengono mosse attraverso l'indotto che insiste su di noi. Ma guardi, se c'è stata io non l'ho vista onestamente, però può darsi che ci sia stata. Però non li ha visti. No, io onestamente no. Noi abbiamo complessivamente una LUR, uso un termine francese perché oggi come oggi le partnership tra italiani e francesi vanno di moda, abbiamo una LUR che è grandissima e che è molto ma molto ma molto più grande di quella che è la nostra consistenza da un punto di vista del nostro PIL e da un punto di vista di quella che è la nostra economia in generale. Questa è un'area sulla quale noi dovremmo fare leva per riuscire a penetrare ancora di più i mercati esteri. Io penso che da questo punto di vista viaggi ad esempio come quelli che sta facendo in questi giorni il Presidente della Repubblica in Cina siano dei passi importanti che dovrebbero essere perseguiti però con ancora più insistenza e efficacia. Lo dico perché io per tanti incontri che ho avuto sono sicuro che ad esempio la Cina vede l'Italia per la storia che ha come un partner importante e tra i pochi alla stessa loro altezza. Queste cose però poi le dobbiamo sfruttare e mettere a terra. Vorrei ricordare ad esempio che noi siamo l'unica nazione alla quale la Cina ha dato in prestito per esporli dei guerrieri del famoso esercito di terracotta di Xi'an. I cinesi non fanno queste cose a caso, le fanno soltanto se riconoscono un partner essere alla loro altezza. Queste cose noi dobbiamo sfruttarle. Direi nel settore vino, nel settore lusso, loro sono stati molto più compatti di noi, quindi il commercio estero, Calenda, no? Certo, assolutamente, direi, io prendo l'esempio dei francesi, ma se dovessi guardare la Cina prendo anche l'esempio dei tedeschi. Perché? Perché loro, se uno va in Cina vede ad esempio che i taxi hanno tutte marche tedesche, e taxi ce ne sono tanti, le macchine hanno targhe tedesche, diciamo targhe, sono marchi tedeschi. Gli occhiali fortunatamente sono italiani e lo resteranno per lungo tempo, perché il Made in Italy è un grandissimo valore che ci ha riconosciuto ovunque, e questa è una delle cose su cui dobbiamo puntare. La strada l'hanno aperta dei grandi imprenditori, e mi permetto di citare tra tutti Cavalier del Vecchio, che figuratamente con la valigia in mano sono andati e hanno aperto questi grandi mercati. Hanno tracciato un solco, c'è chi è più bravo, chi è meno bravo, ma tutti l'abbiamo seguito, noi stiamo facendo la nostra parte. Vedremo che cosa replicheranno, ma più che di repliche io aspetterei anche esattamente qualche visita, anche semplicemente per capire come si lavora oggi in un comparto che è un comparto importante per l'industria italiana e che è un comparto di eccellenza. Mido per noi è un'occasione estremamente importante, è l'occasione in cui incontriamo tutti i nostri partner. Abbiamo una strategia che si concentra sulla partnership con i nostri clienti e con i nostri distributori, e quindi questo momento della fiera diventa un'occasione importante per condividere i nostri obiettivi reciproci di business e le opportunità che il mercato ci offre. Poi abbiamo sicuramente delle tematiche molto importanti a livello industriale, e Safilo in particolare è concentrata proprio su un'attività di riportare in casa le produzioni e in particolar modo riportare in Italia buona parte di quello che nel passato avevamo perso per motivi diversi. Quindi tutto quanto le istituzioni possono fare per agevolare questo lavoro che stiamo portando avanti, per riportare il Made in Safilo, Made in Italy all'interno dei nostri stabilimenti, delle nostre produzioni, è sicuramente un contributo che ci facilita
l'importante progresso industriale che stiamo compiendo per il territorio e per i giovani, perché l'altro aspetto importante su cui noi stiamo lavorando è anche la continuità della formazione manifatturiera italiana, che ci porta ovviamente ad aiutare, a favorire anche lo sviluppo dei giovani talenti all'interno della nostra azienda. Noi abbiamo sviluppato una scuola prodotto, una scuola con un apprendistato triennale sul livello tedesco, e su questo di anno in anno stiamo investendo con 5 giovani ogni anno che portiamo in azienda e formiamo per dare continuità proprio alla specifica tradizione manifatturiera dell'occhialino italiano. Per noi, per Safilo, è sicuramente un anno importante, un anno ancora di trasformazione in cui stiamo portando avanti progressivamente questo percorso di trasformazione industriale e commerciale per la qualità della nostra distribuzione, e quindi sarà ancora un anno che ci vede particolarmente impegnati verso questo progresso, verso l'anno 2020, che sarà il primo obiettivo che ci siamo dati sul piano industriale quinquennale, e quindi stiamo lavorando con molto impegno, con molta dedizione per raggiungere i nostri obiettivi. Dopo alcuni anni di buio abbiamo cominciato a rivedere un po' la luce, il marchio, il mercato italiano sta crescendo abbastanza, e soprattutto per aziende come noi che hanno un business model un po' diverso da quelle tradizionali, in cui noi quando prendiamo un marchio in ogni paese più o meno diamo la distribuzione in esclusiva a una catena o a un distributore. Adesso abbiamo preso due marchi italiani molto importanti, uno è Ducati e un altro non posso ancora dirlo perché non abbiamo ancora firmato, certo. Però stiamo crescendo anche con i marchi italiani. L'unico consiglio che potrei dare è quello di tagliare le tasse in modo sostanziale, perché chi non se ne rende conto, le aziende italiane stanno dall'estero, perché in Italia non possono più sopravvivere, non ce la fanno più. È un mercato fatto apposta per le banche, e i pagamenti lunghi non possono sostenere le aziende, non stanno in piedi. Lei ha lavorato in aziende italiane prima, sì, di lavorare qua? Sono uno dei fondatori dell'Allison, che è una grossa azienda. Quindi conosce bene le problematiche, certo, del mercato italiano. Da anni che sono in questo settore. E questo va così bene. Forse adesso col ministro Calenda sono andati un po' più nel profondo, ma fino adesso nessuno si è reso conto delle necessità vere delle aziende. Le aziende non hanno cash flow per sostenersi in questo momento, perché pagano più tasse di quelle che incassano. Gli incassi sono a 300 giorni, i pagamenti sono ogni mese. Mi dica lei come fa a finanziarsi un'azienda. Dal punto di vista della moda e del fashion siamo, diciamo, non i leader, ma comunque visti molto bene. Dal punto di vista della gestione è un dramma, perché io non posso spiegare ai miei soci inglesi che dobbiamo pagare l'IVA ogni mese e abbiamo ancora da incassarla, che dobbiamo pagare le tasse ancora prima di aver fatto il reddito. Come facciamo a stare in piedi? Mi dica lei. Loro mi chiedono: ma come fate a stare in piedi? Come fate a stare in piedi? Però i missionari... No, è un meccanismo fatto solo per le banche. Lei deve andare in banca, chiedere i soldi e pagare prima di incassarla. Speriamo che si rendano conto che bisogna intervenire sulle tasse. Bisogna entrare nel merito della vita giornaliera di un'azienda e capire che questi sono i meccanismi che bloccano lo sviluppo di un'azienda. Questa è la verità. Ma sensazione, come le fiere sono sempre quasi tutte positive. Poi io provengo dal mondo tessile, sono arrivato al mondo dell'ottica, e quindi questo è sicuramente un settore più frizzante e più interessante, che un meno problemi di settori come quello del tessile. Quindi aria buona, ma un settore che è cambiato e cambierà moltissimo dopo le grandi operazioni che ci sono state quest'anno. E la fusione, le concentrazioni che ci sono state quest'anno, la grande operazione di Luxottica con Essilor, e l'altra grande operazione è stato il gruppo LVMH, che ha fatto una joint venture con Marcolin, joint venture minoritaria, quindi il gruppo Kering che si è fatto la propria divisione occhiali. Quindi questo mondo, che è un mondo che viveva sulle licenze, oggi cambia e cambierà moltissimo. Diciamo che i grossi player sono diventati molto più forti, più importanti. Noi siamo un piccolo player, quindi per noi cambia veramente poco, però cambierà molto per gli ottici, cambierà molto per tutto il settore. Penso che non ci si debba aspettare aiuti da nessuno,
Io penso che le istituzioni dovrebbero fare il loro lavoro e farlo in maniera decorosa. Noi siamo, abbiamo fatto un trasferimento aziendale un anno e mezzo fa, l'azienda era a Padova, siamo tornati nella nostra sede originaria di Volta Mantovana, dove l'azienda è stata fondata, offrendo il posto di lavoro, quindi mantenendo tutti i posti di lavoro. Noi abbiamo avuto scioperi con picchettaggio e le istituzioni in quel momento lì non ci sono state assolutamente vicine. Io quindi chiederei solo di fare il proprio lavoro. Noi abbiamo avuto l'azienda bloccata per quasi 2 mesi con picchettaggi, non riuscivamo a esercitare il nostro diritto di fare impresa, e quindi direi iniziamo a fare il minimo, poi andiamo a fare qualcosa di più. Ma l'hanno iniziato direi bene, la nostra azienda sta facendo grossi cambiamenti, nel senso che noi già un po' di anni fa abbiamo pensato di investire su noi stessi, non tanto sulle licenze. Abbiamo ancora dei business in licenza, ma noi abbiamo puntato sui nostri marchi, e quindi abbiamo avuto un approccio abbastanza diverso da tutti gli altri grandi player. Quindi abbiamo avuto l'approccio che ha avuto l'Oxotica è stata la prima a puntare sui propri marchi. Diciamo che è partito bene, i segnali sono buoni, c'è stato un risveglio del mercato italiano, quindi positivo anche quello. Vedremo come evolverà il mercato americano, però poi noi siamo piccoli, il problema del mercato ce l'hanno quelli grossi. Quando sei piccolo devi darti da fare e andarti a cercare i mercati. Noi siamo visti bene, siamo ben voluti in tutto il mondo, non c'è un paese in cui non ci vogliano bene, quindi abbiamo il paese più bello del mondo, abbiamo i prodotti più belli del mondo, abbiamo direi anche le donne e gli uomini più belli del mondo. Siamo stati sfortunati ad avere una cattiva gestione su molte cose, però è facile essere italiani e andare fuori ci vogliono tutti bene, quindi basta andarci, bisogna andarci. Questo è un mito di forte cambiamento, perché ci sono state nel settore degli avvenimenti ultimamente, soprattutto nel mese di gennaio, molto importanti, che hanno portato a un cambiamento, e la gente sembrerebbe essere interessata, soprattutto sembrerebbe stesse cercando delle novità, e noi siamo qua per offrire delle novità. Mi sembra che il buzz sia buono, quindi siamo contenti. Il Mido è la fiera più internazionale, è la principale, è la fiera dove tutti, diciamo, i compratori internazionali, che sono più difficilmente raggiungibili dalla distribuzione diretta, vengono a cercare prodotto. Prime due cose: aiutare le imprese ad assumere lavoratori, cercando di detassare il lavoro, perché il problema è che le imprese italiane sono poco competitive con l'estero per due fattori: per la tassazione soprattutto, e per un problema di lavoro, perché si parla della fuga di cervelli, però la fuga di cervelli è dovuta a una sola cosa: al fatto che gli stipendi italiani non sono competitivi con gli stipendi che si possono percepire altrove, soprattutto per un problema di peso fiscale. E quindi questo devono fare le istituzioni. Job Act ha aiutato un po', sinceramente, almeno nel nostro caso ci ha aiutato, però è un provvedimento, lo vedo un po' spot come provvedimento. Noi preferiamo fare una formazione interna. Io sono un ruolo piuttosto importante, ho 30 anni, c'è il nostro responsabile tecnico che ha 27 anni. A noi piace prendere, diciamo, gente giovane, magari senza esperienza pregressa, perché ci piace fare cose nuove, e quindi vogliamo formare le persone internamente, soprattutto vogliamo che siano meno intaccate possibile dal pregresso, perché se uno ha fatto la stessa cosa nella stessa maniera per 40 anni difficilmente riuscirà a vedere fuori dal cerchio. Il nostro paese sicuramente ha ancora viene visto ancora come la culla della creatività. Noi siamo molto creativi e all'estero questo ci viene riconosciuto. Diciamo che dobbiamo migliorare alcuni aspetti, soprattutto diciamo che molte aziende ogni tanto danno dei problemi a livelli burocratici, se vogliamo metterla così. Insomma, veniamo percepiti come molto creativi ma molto complicati. Magari semplificare, tedeschizzarci un po' nei processi, mantenendo la creatività.
L'Italia ce la può fare, però non è scontato, nel senso che perché viviamo un momento di transizione dove stanno emergendo altre realtà che sono molto più affamate di noi. Io faccio l'esempio dell'Est Europa, dove per esempio la zona balcanica ci sono i ragazzi della mia età che hanno vissuto la guerra e che adesso hanno una voglia di rivalsa incredibile, e c'è un, si sente una spinta forte. In Italia siamo un paese stagnante, governato in tutto, non solo nella politica, da ultra sessantenni che sembrano non vogliano lasciare il posto. Noi penso che nel nostro piccolo, insomma, cerchiamo di fare. Allora, noi abbiamo parlato con un paio di politici, soprattutto locali, nazionali, comunque due parlamentari, diciamo. Quindi diciamo che c'è parlamentare d'Incà del Movimento 5 Stelle, che è di Belluno, e siamo stati in contatto con Zaia, che è il governatore del Veneto. Diciamo che il mercato italiano è un po' soffre. E invece i clienti esteri, il prodotto va bene, quindi piace, cercano sempre più prodotti innovativi, particolari, anche tecnologici. Diciamo che sarebbero diverse cose, un po' diciamo che qualcosa per l'Italia ovviamente, ma anche per l'estero, tutelarlo un pochettino di più, anche come settore ottico, sarebbe importante. Questo particolarmente per il mercato italiano, perché a volte si trovano dei prodotti di chissà quale provenienza e poi magari si finisce tutto nel dimenticatoio, invece forse andrebbero fatte regole un pochettino più precise e magari per tutelare il Made in Italy, che non c'è la legge, la famosa legge, esatto, non c'è. Bravissimo. Voi producete in Italia? Rigorosamente? Sì, diciamo, noi facciamo laddove c'è scritto Made in Italy, fatto in Italia, laddove non c'è scritto non è prodotto. Però ci vorrebbe la famosa legge. Sicuramente sì. Nuove generazioni, allora sotto profilo produttivo, la produzione è quella di solito di sempre, perché a parte i materiali che possono cambiare, ma per il resto come non cambia. Non cambia. E ce ne sono di giovani che vogliono fare? Ce ne sono di giovani che vogliono imparare. Purtroppo lo spazio a volte non ce n'è molto, perché poi anche il fatto della pensione, la gente oramai rimane in azienda fino a 67 anni, quindi chiaramente anche lo spazio per i giovani poi diventa un pochettino risicato. Dal 2017 l'Italia ce la farà? Beh, questa è una speranza, poi per la certezza vedremo. Io sono fiducioso. Secondo me non è solo una questione di sicuramente entroterra e zona di mare, è una questione che la gente ha paura a 360 gradi, quindi impatta. Non è solo quello che è successo, la casa che non c'è più, ma anche la paura di dover comprare qualcosa, quindi non compra, quindi non spenda, quindi è tutto questo si registra molto. Cioè molto. Il panico da terremoto incide sui consumi? Sui consumi tantissimo. Beh, Mido come tutti i sabati è partito calmo, ma l'aspettativa è che ci sia il traffico come più degli altri anni, in quanto come in ogni momento in cui il mercato non va particolarmente bene, da parte degli ottici c'è più interesse a cercare di capire se ci sono novità, dinamiche o altro. Come sempre i mercati mitteleuropei tirano di più. Vanno sempre. E i mercati mitteleuropei vanno sempre, anche perché sono orientati a categorie di prodotto di qualità medio-alta, e probabilmente anche quello che sono le sinergie fra la classe medica e gli ottici ottometristi funzionano meglio. Cosa non ha fatto forse difficile, perché non è che posso dire che nel passato ci siano stati particolari interventi. Sicuramente la normativa potrebbe aiutare ad avere una miglior definizione di ruoli fra la classe medica e gli ottici ottometristi, sfruttando di quest'ultimi quello che è la capacità e specializzazione nella refrazione e utilizzando i punti vendita anche in termini di screening. I punti vendita vedono molti più portatori di occhiali
di quanto non vengano visti dagli oculisti, e avrebbero forse la possibilità, facendo screening, di veicolare verso gli oculisti o gli ospedali quei soggetti che sarebbe bene avessero una maggiore attenzione per determinati sintomi. In generale tutti i mercati europei sono ormai talmente maturi che le crescite sono legate a quello che sono le dinamiche demografiche, dell'invecchiamento della popolazione e quindi maggior numero di portatori di occhiali, esatto. Diciamo che in Italia la situazione economica porta probabilmente da parte dei consumatori a tentare delle scelte di soluzioni a basso costo, come vengono troppo spesso anche pubblicizzate in televisione, andando verso una banalizzazione del prodotto. E se pensiamo che l'occhiale è un qualche cosa che ci serve per 14 ore al giorno per percepire più dell'80% degli stimoli che ci vengono dal fuori, è probabilmente il peggiore investimento che uno possa fare. Vogliamo portare, assolutamente, vogliamo continuare a portare, nonostante i sacrifici e tutto quanto, il buon prodotto italiano nel mondo, e soprattutto lo vogliamo fare con un prezzo accessibile a tutti. La nostra particolarità è questa, portare l'eccellenza italiana ad un prezzo accessibile. Se noi cominciamo a dar più forza all'ICE, che è già un istituto che funziona, gli diamo più forza, gli diamo più risorse, che è l'istituto che ci permette di presentarci all'estero. La burocrazia, banalissimo anche questo, toglierla, tutte queste complicazioni, ma tipo fare una produzione, ampliare, agevolarci nel semplificarci, nel lasciarci lavorare. Onestamente non abbiamo avuto grandi ostacoli, non lavorando con il pubblico, ma lavorando sempre con il privato, quindi sai, grandi ostacoli ne abbiamo. Abbiamo piacere comunque, e dobbiamo riconoscere che qualcosa è stato fatto, ma possiamo fare molto di più col commercio estero, con l'Istituto del Commercio Estero. Qualcosa è stato fatto anche tramite le ambasciate che abbiamo all'estero, le organizzazioni di workshop. Noi abbiamo un prodotto, abbiamo un territorio che si applica su ed è leader nell'occhialeria, il territorio bellunese. E quindi a maggior ragione far conoscere il territorio e far conoscere anche i suoi prodotti. Innanzitutto mi fa piacere vedere che anche l'Italia sta riprendendosi nel segmento ottico. Dopo essere stata molti anni ferma, c'è qualche piccolo segnale che dobbiamo assolutamente incrementare di evoluzione. Quindi sembra che ci sia un ritorno, un po' alla metà, un segno più leggero, mentre con l'estero, grazie ai nostri sacrifici, ai nostri sforzi, alle nostre iniziative, perché noi alla fine facciamo iniziative del tutto personali, e qui il problema, che se ci fosse una coordinazione la cosa sarebbe molto più semplice e porterebbe dei frutti maggiori. Ti dirò che all'estero, quando parliamo dell'Italia, parlano di cose positive, molto più che da noi. Siamo noi che ci degradiamo, sì, ma all'estero quando parli d'Italia, il paese è meraviglioso, la gente è ospitale, il prodotto è di qualità, quindi noi dobbiamo soltanto farci conoscere, saper vendere come vendono gli altri paesi i loro prodotti. La Germania ad esempio ha prodotti di qualità, ma noi non siamo secondi assolutamente, è che lei li presenta meglio. È più organizzata, è più coesa, è quello che dobbiamo fare noi. L'italiano quando va all'estero sa farsi voler bene, sa farsi apprezzare come uomo e come imprenditore. Questo è importante, ma lo è da sempre. L'italiano è sempre stato un gran lavoratore. Ma quest'anno un'area ancora più particolare del solito, secondo me. Il nostro paese non sta andando nel verso giusto, per come la vedo io. Ci sono svariati problemi economici che conosciamo tutti,
il potere d'acquisto della gente, di tutti, è diminuito in questi anni, il mercato è in contrazione, i prezzi sono in discesa, e non è facile fare impresa in questo modo. La prima cosa sarebbe quella di detassare il lavoro. Quello che purtroppo arriva poi alla fine nelle tasche di chi ci mette il proprio lavoro è poco, la maggior parte va, come sappiamo, in tasse. Per questo mestiere vedo per fortuna parecchi giovani motivati, soprattutto nei miei clienti, quindi nei negozi di ottica. Questo mi fa molto piacere. Per il mercato, sinceramente, è difficile essere ottimisti. Per quanto ci siano realtà che funzionano, imprese che vanno bene, che danno lavoro, questo però non deve farci perdere la percezione della realtà, ovvero che le cose non stanno andando come dovrebbero. L'aria è buona, è frizzante, c'è gente, ha voglia di cose nuove e colorate. Confermo, e noi di condimenti con i colori ne abbiamo parecchi nella nostra collezione, proprio per portare un po' di allegria in continuazione. Il settore sicuramente è vivo, ci sono diverse aziende come le nostre che sono capaci di crescere nonostante tutte le difficoltà e cresciamo autonomamente. Una mano servirebbe anche dalle istituzioni, ma aiutarci soprattutto con il lavoro, con le persone giovani e aiutare la formazione all'interno delle aziende è molto importante, perché dobbiamo crearci le risorse per crescere, quindi i giovani sono le nostre risorse, specialmente in un'azienda come la nostra che è molto vivace e quindi ha bisogno di risorse giovani. Ruotano intorno all'azienda una decina di persone, sono tutti molto giovani e molto motivati, e quindi dare continuità, speranze in quest'Italia servirebbe tantissimo. Fellini è il nostro concittadino, infatti anche la collezione si ispira appunto con i nomi dei modelli, e ci lega l'allegria tantissimo, la simpatia, la voglia comunque di creare, di continuare e creare comunque futuro, quindi la voglia sempre di costruire qualcosa. Solarità è la base della nostra azienda, noi siamo solari e vogliamo a tutti i costi trasmettere questo mood, per noi è importantissimo trasmettere emozioni, non facciamo solo prodotto, quindi come vediamo anche in questo stand che è un'installazione è importantissimo trasmettere queste emozioni, è la base. Viviamo in una regione bellissima, ma a parte quello c'è uno spirito molto positivo, è uno spirito forte che portarlo in giro è importantissimo, perché la gente ce lo riconosce, siamo capaci a interagire con le persone, a parlare alle persone, a comunicare dei concetti, ci dovrebbe dare una mano a far questo anche fuori dalla regione. Stefano, dammi una mano per uscire dall'Italia, voglio andare anche all'estero. Il Made in Italy all'estero, che è la parte più importante per noi del business, l'Italia è molto importante, è un mercato di riferimento, però l'espansione si fa sui mercati esteri, quindi se le istituzioni ci sostengono da questo punto di vista forse abbiamo più possibilità. Io ho una buona sensazione, ho visto molta gente fra i vari corridoi. Le aspettative sono buone, ci sono state 31.000 preselezioni, c'è gente che si è preregistrata prima, attendiamo sicuramente molti visitatori, l'anno scorso abbiamo raggiunto un record di 52.000 presenze, questa fiera è la fiera più importante al mondo, quindi è di buon auspicio che anche questa edizione sia un'edizione di successo. Noi abbiamo costruito un percorso in tantissimi anni di leadership, abbiamo creato una manifestazione che è una manifestazione completa rispetto alle altre manifestazioni che ci sono nel mondo, in Germania, ad Hong Kong, in America, questa è una manifestazione dell'offerta, vuol dire che qui vengono tutti i distributori, i buyer, i designer, perché qui tutto viene proposto, l'occhiale da vista, l'occhiale da sole, la lente, l'astuccio. Non si può mancare a questa manifestazione, ecco perché anche quest'anno siamo cresciuti. Quest'anno addirittura in un padiglione che abbiamo denominato MOAR, che è l'estensione del padiglione del Design Lab,
è un padiglione dove partecipano anche aziende nuovissime, 130 sono le nuove aziende che hanno deciso di partecipare per la prima volta alla manifestazione, ma ospitiamo anche i giovani in una sezione che abbiamo denominato Lab Academy, gli diamo una mano a partecipare e sono quelli che portano le nuove tendenze, le nuove idee, anche e soprattutto quelle più estreme. Noi non solo non abbiamo svenduto, ma teniamo alto il livello che la gente ci cerca. Quest'anno tutto è sold out, teniamo conto che abbiamo coperto 7 padiglioni, 50.000 metri quadri netti espositivi per una manifestazione B2B. Sostanzialmente bisogna metterle nelle condizioni di lavorare bene, cioè con una competizione internazionale che è aggressiva, quindi togliere tutte quelle inefficienze che le imprese non possono risolvere. La burocrazia in senso lato, non ho lasciato la mia terra, ma non solo, ricordo anche che il distretto dell'Occhiale è partito lì, ma è un distretto ancora importante, il bellunese, quindi in questo modo cosa devo dire? Che i trasporti, la stessa digitalizzazione che manca nella provincia di Belluno è qualcosa che si deve fare. Chiaro che sono presidente di un'associazione nazionale, ma devo anche tener conto di un territorio importante che ha dato lustro a questa associazione e che è il Veneto, ma in particolare il bellunese. Ecco, giusto per fare un esempio. Noi non possiamo chiedere al governo di fare le cose se non le facciamo noi, quindi mi sono assunto anche la responsabilità come presidente dell'associazione di cercare di creare anche una scuola formativa per il nostro settore. L'abbiamo fatta nel Veneto, d'accordo anche con la regione. Io sono sempre portato prima a fare noi. E poi dopo speriamo che il governo ci segua. Non è che voglio dare ragione al governo o torto. In certe altre iniziative si è lavorato bene. È indubbio che un po' il concetto della velocità, dell'efficienza, della facilità che lei accennava prima, anche nel creare un'azienda, costituirla, cioè, queste cose ancora non c'è stato quello scatto che forse era tanto atteso, insomma, ecco, vogliamo cambiare, vogliamo togliere, quello che è il passato negativo, ecco, qui secondo me c'è ancora un po' da lavorare. Piccole aziende chiaramente hanno un problema del credito, oggi credo che gli istituti bancari abbiano più problemi interni che non quelli di erogare credito alle imprese e il pretendere che anche le newco, le società nuove che approdano, devono avere uno storico per poter essere valorizzate, non ha molto senso, qualcuno investe, rischia e deve però trovare anche i mezzi, qualcuno che gli dia una mano, lui mette la propria capacità imprenditoriale ma deve avere qualcuno che lo sostiene, altrimenti di cosa parliamo? Sono più che reali al punto tale che qualcuno, quando ho annunciato i dati ieri, ha detto che mi hai visto incupito perché facevo un ragionamento di una crescita del 3,7%, non sembravo soddisfatto perché la paragonavo ai precedenti 2 anni dove eravamo cresciuti del 14%. La mia risposta è la seguente, sicuramente non lo possiamo paragonare agli anni precedenti, ma è una crescita interessante, ma soprattutto il segnale che abbiamo capito è che dobbiamo abituarci a una crescita più contenuta, l'importante è che sia una crescita costante nel tempo. E comunque il nostro settore è cresciuto più degli altri del mondo dell'accessorio. Il mercato è vasto e c'è spazio per tutti. Qui non ci sono solo 3 aziende leader, qui ci sono 1200 espositori che vengono dal mondo intero. Le aziende che rappresentano in Italia non sono tantissime, ma sono 100. Quindi se togliamo anche i leader di mercato, ci sono anche le piccole aziende che approdano, che sono approdate anche recentemente al mercato, quindi il cliente sostanzialmente vuole avere un'offerta vasta, vuole avere il prodotto di marca, il prodotto non di marca, il prodotto ricercato, il prodotto di design, il prodotto che ha una ricerca tecnologica, quindi credo che ognuno, se riesce a portare qualcosa di specifico e particolare, può ancora avere spazio, seppur in un mercato complicato e difficile. Sono entrato nell'azienda nel 1987, sostanzialmente un occhiale fatto di 2 cerchi e 2 aste, uno dice che poi che ne ha fatti 7-8 sono tutti uguali. Io ancora oggi, dopo tanti anni, vedo le nuove collezioni fatte e proposte dal mercato e mi stupisco ogni volta. Questo è sicuramente sinonimo di creatività e ingegno.